Germana è una bambina bellissima, ha due occhi vispi, è una bambina molto intelligente, è una bambina sveglia, ha solo un piccolo problema, è una bambina sfortunata. Questa sera qui al Museo Filangieri di Napoli, l'associazione 31 Liberi Tutti, MCC e Paul Music si sono riunite e hanno organizzato una bellissima serata in onore di questa bambina e soprattutto in segno di solidarietà per raccogliere dei fondi per permettere a questa bambina dei viaggi estenuanti e dai grandissimi esborsi economici in quel di Barcellona per la sua malattia. Con la partecipazione straordinaria di un grande artista come Vincenzo De Lucia, che ha offerto questa tombola scostumata, e con un saggio della sua arte, qui al Museo Filangieri Un sorriso per Germana comincia. Come ti chiami? Germana, te l'ho già detto. Allora Germana, sei contenta che c'è tutta questa gente stasera qui per te? Sì, solo vorrei ringraziare i miei compagni. I miei compagni di classe. Come? Le ringraziati? E vogliamo fare anche gli auguri di Buon Natale a tutti? Buon Natale! Da chi? Da Germano. Da Germano. Soprattutto a Mino, che sono morti. Una grande donna, una grande mamma, sono con Fabiana, la mamma di Germana. Allora questa sera c'è un bellissimo evento tutto dedicato a questa bimba meravigliosa, contornata da persone che le vogliono bene e che stanno tentando di regalarle un futuro migliore. Che si prova innanzitutto a toccare con mano l'amore e la solidarietà della gente comune, la gente che c'è tra di noi? Allora, è una cosa nuova, emozionante, fino ad oggi a me sconosciuta, e invece mi sono ricreduta perché sono tantissime persone che hanno partecipato, che stanno partecipando, e questa cosa mi fa piacere, soprattutto perché si vede un poco più di sensibilità da parte delle persone, proprio per queste persone che in realtà sembrano un po' messe da parte. Di cosa ha bisogno Germana, oltre dell'aiuto economico? Di cosa ha bisogno nel concreto? Germana ha bisogno di fare tanta terapia, ha bisogno di essere seguita in maniera continua e purtroppo la nostra burocrazia, le regole che ci sono qui non sono quelle che sono in altre parti d'Europa, quindi più di 6 ore a settimana lei non può fare, e quindi di conseguenza, sempre che ci sia la disponibilità, cosa che oggi non c'è, e quindi lei ha bisogno di fare 4-5 ore al giorno non stop, perché deve cercare di fare allungare quest'arto che le è stato accorciato. E che cos'ha? Diciamo cosa? Lei, la sua patologia è una tetraparesi spastico-distonica, le è stata causata, sarebbe nata sana, sempre che non ci fosse stato un errore purtroppo medico, e ha avuto una sofferenza fetale, è nata di 739 grammi, diciamo che è un miracolo sia lei che io.
per una trombofilia non diagnosticata. Infatti io ho avuto dopo di lei un altro bimbo proprio per la conservazione delle cellule staminali, proprio in virtù che io non sarò eterna e quindi per cercare di darle un punto di riferimento, e il bambino è nato sano, perché io tutta la gravidanza l'ho fatta con delle cure specifiche proprio per la trombofilia, quindi ho fatto eparina, calciparina, cardioaspirina, acido folico, cose banali che però se ci fossero state anche della gravidanza di Germana, queste problematiche non ci sarebbero state. Abbiamo visto, abbiamo toccato con mano che c'è ancora qualcosa da salvare, no? In questo mondo martoriato e in questo mondo crudele. Però qual è il pensiero che passa per la testa di Fabiana ogni qualvolta ci si mette in viaggio per quella lontana meta? È sempre la speranza di arrivare a un obiettivo, che di renderla più autonoma, più indipendente. Sicuramente non sono consapevole che non potrà mai camminare come camminiamo noi, ma non mi interessa. L'importante è che lei nel suo modo, con un ausilio che possa essere un tripodo, un quadrupede, una gruccia, lei comunque potrà camminare con un deambulatore, però che comunque lei possa muoversi, perché comunque io non sono eterna. Per i nostri telespettatori, per chi volesse aiutare Fabiana, come può fare? Cioè, voi avete un... Allora, noi abbiamo... Tutto quanto serve ogni volta che si deve... Allora, io sono sincera, fino ad oggi devo ringraziare Levando, questo evento che è stato creato nel giro di un mese e più, quindi è stato immediato. E per me è una cosa nuova ma stupefacente. Io devo ringraziare il Gran Priorato di Malta, perché comunque sono loro che fino ad oggi mi hanno sostenuto in questi viaggi, perché comunque sono tutti a pagamento e fino ad oggi non ho avuto nessun rimborso, e sono stati loro che, proprio perché Germana li ha accattivati col suo modo di essere, proprio per la sua intelligenza, per il suo modo di fare, e quindi hanno deciso di darle una mano per cercare di renderla indipendente. Per quanto riguarda i costi non sono bassi, ma sono notevoli. Io ho anche le fatture addosso, perché stiamo parlando di quasi 10.000 euro ogni qualvolta si sale su. E questa è la terza volta che io salgo, e la prossima volta io salirò a maggio, sempre per 3 settimane, quindi diventa dispendioso, però uno crede nel cammino in cui fa. Fortunatamente ho incontrato persone, sto conoscendo ancora persone che mi stanno dando una mano e che sostengono noi e credono in questa metodologia e soprattutto in Germana, nelle capacità di Germana. Questa sera un sorriso e per il futuro una speranza. Grazie Fabiana. Grazie a voi, buona serata. Con Federica Mariottino dell'Associazione 31 Salvatutti, una delle organizzatrici di questo evento Un Sorriso per Germana, parliamo di questa serata, di questa splendida serata. C'è tanta gente che ha tanta luce negli occhi per dare una speranza a questa bambina. Abbiamo conosciuto la mamma, che è una persona meravigliosa. Allora, quali sono le sensazioni, oltre che da organizzatrice? Sì,
Le sensazioni sono bellissime perché mentre organizzi questi eventi di solidarietà poi conosci persone stupende e riscopri veramente il gusto di fare quello che io poi facevo sempre da ragazza, cioè il volontariato, che io ritengo sia una cosa importantissima anche per comprendere come siamo arrivati ad essere adulti oggi così. Io personalmente ho unito a questo desiderio di aiutare Germana anche quello che sto facendo nel sociale con i giovani, perché ho un'associazione che si chiama appunto 31 Salva Tutti. Che si hai anticipato perché questo nome, anche perché tutte le ragazze con la maglia. Infatti vedrete poi in sala questi ragazzi splendidi, molti sono del liceo Umberto, anche del liceo Serra, che si sono uniti a noi e che si occuperanno e si stanno già occupando dell'accoglienza al museo degli ospiti. Quindi cultura prima di tutto per salvarci dall'ignoranza e poi diciamo l'associazione in particolare si preoccupa proprio della salute dei ragazzi legata a questo abuso che purtroppo ormai è tanto di moda delle sostanze stupefacenti e soprattutto degli alcolici in particolare. Mai tanto attuale dopo quello che è accaduto appunto a Corinaldo. Noi stiamo iniziando a girare anche per le scuole proprio per parlare con i ragazzi e per riscoprire un pochino anche i ruoli genitoriali, cercare nuove alleanze tra genitori e figli che possano in qualche modo ecco, sensibilizzare sull'argomento entrambi. Come si è arrivati alla realizzazione di questa serata? Io ho conosciuto Germana tramite un'amica e mi ha immediatamente colpita perché è una bambina intelligentissima che ha soltanto un problema motorio, per cui per me è stato proprio spontaneo cercare di aiutarla a risolvere. Certamente non sarà una bambina forse che correrà alle Olimpiadi, però certamente può riacquistare un'autonomia e quindi questa speranza almeno sento che bisogna dargliela e quindi ci siamo uniti tutti qui anche stasera per questo primo step, sperando poi di crearle anche altre occasioni per portare avanti questo percorso che speriamo si concluda con questa sua riscoperta dell'autonomia. Il prossimo passo dell'associazione 31 Salva Tutti? 31 Salva Tutti sta girando per le scuole con dei format, avremo un evento in cui poi speriamo di invitare anche voi presto a gennaio in cui ci presenteremo proprio anche alle istituzioni, perché è un percorso culturale sostanzialmente che prevede una serie di interventi anche e soprattutto abbraccio con le istituzioni, abbraccio con gli insegnanti in particolare, quindi con le scuole. E vuole sostanzialmente sensibilizzare i ragazzi su questa problematica e fargli riscoprire ecco, anche attraverso momenti come questi che invece è molto più bello, è molto più 31, perché poi il 31 Salva Tutti per me è un prototipo, è un modello, era quello che a nascondino salvava tutti i compagni imprigionati. Allora siccome i ragazzi molto spesso fanno queste cose perché in realtà le fanno perché è figo, perché si porta, perché è di moda, vogliamo fargli capire che si può essere fighi e di moda anche facendo cose belle come la serata di stasera splendida in questo museo che poi loro amano moltissimo perché lo hanno visitato con la scuola e si può aiutare chi ha più bisogno. Questa è la nostra storia. Con Gerardo Vallone, Movimento MCC, parliamo di questa bellissima serata. Tanta gente, abbiamo detto prima con la splendida mamma di Germana, gente che ha la luce negli occhi, gente che insomma, dimostra ancora una volta che in questo mondo c'è ancora qualcosa da salvare. E Gerardo Vallone è sempre in prima linea in questi eventi. Ti ringrazio innanzitutto di essere venuto. Come vedi è una location bellissima.
ed è bello vedere tante persone per una bambina. Tu sai, si chiama Un Sorriso per Germano, questa bambina paraplegica che ha dei problemi, e per poter affrontare queste spese, soprattutto in Spagna dove sta facendo riabilitazione, ha chiesto aiuto a noi. Noi gliel'abbiamo dato con il cuore, perché come tu ben sai facciamo questo da anni, da sempre, insieme a Federica Mariottina, insieme al latte, ci proviamo. E devo dire, Rita, tu sei sempre presente in queste cose, e se avete visto il sorriso di Federica è quello che ti dà più gioia, più piacere, perciò noi queste cose le facciamo davvero con il cuore. Io dico sempre che bisogna avere un cuore, sì, ma pulsante, perché quello, il cuore normale è quello perché ti fa vivere, pulsante è quello che ti dà l'amore, in questo caso è un cuore pulsante, come puoi vedere tutta questa gente. Qual è il primo pensiero di Gerardo Vallone appena si sveglia la mattina, visto che sono tanti gli eventi e sono tanti anche soprattutto gli interventi, no? in questo ambito, nell'ambito della solidarietà? Qual è la prima cosa che si pensa quando si sveglia la mattina? Aiutare il prossimo? Beh, di solito quando si sveglia la mattina la prima cosa ringrazia il Signore per dire sono sveglio, però sì, siccome siamo sempre pieni di eventi, adesso ne faremo un altro per i clochard, una raccolta coperte, stiamo raccogliendo cibo per questi signori, diciamo è uno scopo di vita aiutare il prossimo, perché solo aiutando il prossimo tu aiuti te stesso. Non ci crederai, ma è infatti egoistico, io lo dico sempre, aiuta il prossimo, aiuti te stesso, sembra difficile ma invece è facilissimo. Per finire, hai voluto fare l'intervista in un posto particolare perché sei attratto dalla bellezza di questo luogo. Devi sapere che se vieni a casa mia c'ho 186 quadri e tutti questo genere, quindi io sto a casa mia, non ci crederai, ma sembra casa mia, quindi per questo ho scelto quest'angolo. Poi sai com'è, se sta qualcuno che ha tagliato a capo, può darsi qualche giorno la taglieranno a me. Va bene, grazie. Con Enzo Polverino della Paul Music parliamo di questa splendida serata, uno scenario davvero incantevole, quello del Museo Filangieri, e Un Sorriso per Germana. Abbiamo visto tanta luce negli occhi, come dicevo prima, abbiamo visto proprio il bene, ecco, si è respirato proprio il bene, e quindi volevo capire un attimo cosa ne pensi di questa serata, tu che sei sempre attento a queste iniziative. Vabbè, buonasera, queste sono iniziative che vanno fatte col cuore, io cerco di stare sempre presente e di poter dare una mano, ma stasera in particolare per la piccola Germana, che è solo l'inizio, quindi proseguiremo ancora, cerchiamo di mandarla a fare questo intervento a Barcellona, che purtroppo qua non ci consentono di poter far fare questo intervento alla piccola Germana. Sì, ne abbiamo parlato prima anche con la mamma, qui è davvero impossibile andare avanti con questa, diciamo, prassi, anche perché ogni volta che si deve spostare sono davvero degli sborsi economici non indifferenti. Ma abbiamo visto anche durante lo spettacolo un feeling particolare con la bambina. Che cosa vedi in questa bimba, a parte l'intelligenza viva? Allora, io diciamo che sono attratto, anche se il termine, diciamo, non è appropriato forse, però non lo so, Germana è una bambina molto intelligente, una bambina sorridente, e ti dà quella luce, quella modo di... La speranza, io negli occhi di questa bambina vedo la speranza, non per lei soltanto ma anche per l'umanità intera, perché questa sera si è capito ancora una volta che c'è tanto ancora da salvare. Molto, moltissimo, e appunto come dicevo prima non dovremo permettere, nulla togliendo a Barcellona, alla Spagna, ai medici che saranno là, ma non dovremmo permettere assolutamente che una bambina debba fare questo viaggio lunghissimo, percorso lunghissimo, per permettere di poter vivere come tutti gli altri bambini. In maniera dignitosa. Molto dignitosa, perché la dignità
è quella che, diciamo, è quella che ti fa vivere, no? E poi vogliamo dire anche che la Paul Music è un'agenzia soprattutto di musica, e mai come in questa occasione anche la musica può diventare uno strumento particolare, come dire, un veicolo anche per rendere la vita migliore a questa bimba. Beh, la musica è vita, è sorriso, e nell'occasione proprio un sorriso per Germana, che è più bello di così non si può. Grazie a Enzo Polverino della Paul Music, e la serata qui al Museo Filangieri a Napoli continua. Artista, una grande persona, un grande cuore, quello che dovrebbe fare oggi il mondo dell'arte. Vincenzo De Lucia, per questa serata straordinaria qui al Museo Filangieri per una bambina che ha tanto bisogno di aiuto come Germana. Io ti ringrazio per tutti questi appellativi, grande, 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 ma in realtà noi siamo qui, soprattutto su questa terra, veramente tanto piccoli, basterebbe guardarci quando si decolla dall'aereo, quanto siamo piccoli, quindi insomma è nostro dovere, è nostro proprio regola doverci aiutare gli uni con gli altri. Ci è rimasto solo questo per definirci umani, dopodiché insomma è per distinguerci in un certo senso dal regno animale, quindi aiutarsi è sempre una cosa importantissima, fondamentale. Potremmo avere bisogno tutti gli uni degli altri, per cui ricordiamocene non solo a Natale ma durante tutto l'anno. Musica e speranza è sempre stato un binomio che nel mondo ha sempre funzionato. Anche in questo caso la musica, soprattutto l'arte, la tua ma quella ovviamente a livello generale, può rappresentare una panacea per questa bambina, soprattutto per una speranza e per un futuro migliore. Assolutamente sì, in realtà non c'è soltanto la musica, c'è proprio la tradizione. È una bambina di Napoli che viene in un certo senso celebrata in un contesto che è l'apoteosi di quello che è stato che sono stati i fasti di questa città, il 600 e il 700 napoletano, appunto poi ricreati attraverso la musica, attraverso la prosa di questa prima parte che abbiamo fatto, che è appunto un racconto di una nostra tradizione popolarissima che è la tombola. Quindi musica, speranza, tradizione, Napoli, siamo belli così. Tu hai fatto una prima parte di spettacolo varia e hai ripercorso un po' quelli che sono i punti salienti dell'arte napoletana, da Filomena Marturano alla bellissima rumba degli Scugnizzi, a tratti di barriana memoria. Qual è il futuro di Vincenzo De Lucia? Come ti definisci oggi? Guarda, in realtà è una crescita, ogni minuto si aggiunge un tassello alla propria esperienza, alla propria vita, quella che sia appunto di vita e artistica, esperienza di vita e artistica. Speriamo di fare solo cose belle, ecco, che possano in un certo senso lasciare un buon ricordo e un buon seme nel cuore di chi ha il coraggio di venire in un certo senso ad applaudirmi. Non puoi non lasciare i nostri amici telespettatori un tuo percorso, un tuo passaggio artistico, quello che vediamo tutti i giorni e quello che ci, come dire, ci fa sbellicare anche dalle risate in un certo senso. Un saluto, un buon Natale dai tuoi amici, dalle tue amiche. Dalle mie amiche conduttrici, cominciamo con la signora della domenica, Mara Veniere. Buon Natale a tutti, amori della zia, buon Natale, viva Napoli! E poi salutiamo come Maria De Filippi. Buon Natale a tutti. Vi ringrazio molto per essere qua stasera, buon Natale, vediamo le carte, ci sono. Per finire la nostra napoletanissima Carmelita. Col cuore! Vincenzo De Lucia. Maurizio.
di Focillato, un po' tutti presenti qui al Museo Filangieri, come dire, ha riservato spazio per i palati fini, perché questa sera c'è qui direttamente dal Grottino Verde Angelo insieme a Rosario. Salve, buonasera a tutti, ci ritroviamo ancora anche stasera. Allora Angelo, cosa hai preparato? Hai vedo tante cose buone. Noi abbiamo preparato una crostata di fettuccine al forno tradizionale, cosa che a Napoli si usa molto. Abbiamo fatto un po' di contorni, salsicce, patate al forno molto speziate. E poi abbiamo l'angolo con il pane, abbiamo pane normale, pane alle spezie, pane con le olive, un po' di cose classiche nostre. Abbiamo visto che la gente ha gradito molto da quello che abbiamo potuto... Ce ne siamo accorti. Da quello che abbiamo potuto vedere. Ce ne siamo accorti. Ovviamente direttamente... Meglio così, meglio così. Meglio. Ovviamente direttamente dal Grottino Verde. Direttamente dal Grottino, grazie a tutti. Va bene, buona serata.